Ciao, sono Daniele Mosca, sono l'autore del romanzo che si chiama L'Equazione. È un romanzo ambientato a Torino durante un'alluvione. Il protagonista è Davide Porta, un ex contrabbandiere che incontrerà dei ricercatori e si svilupperà questa storia nell'ambito della ricerca in cui compariranno anche sette sataniche e temi religiosi. L'obiettivo era quello di sensibilizzare il pubblico su vari temi come quello della ricerca e della religiosità e soprattutto improntato sullo sviluppo dell'uomo e dei suoi limiti. Infatti tutta la storia si basa su un modello matematico che si chiama Hydro 2 che subirà una trasformazione. Questa trasformazione ovviamente avrà dei risvolti che starà a voi poi scoprire. E che potranno essere interessanti. Adesso vi parlerò di uno dei libri che a me piace più di tutti e che consiglio, e che si chiama La cattedrale del mare di Ildefonso Falcones. E la storia del protagonista, diciamo che spiega bene il viaggio dell'eroe. È un po' un personaggio che nasce povero, nasce durante il periodo del Medioevo. E quindi subisce tante sfortune, essendo figlio di uno schiavo, diciamo. Riesce ad avere fortuna e anche a non averne. Il suo viaggio è la storia della sua vita, è anche una storia d'amore. Come tutti questi romanzi, lascia dentro qualcosa, nel senso che chiunque inizia a pensare di potercela fare in quello che vuole. Quindi, in questo credo che sia un romanzo da leggere. È molto, molto bello, scritto molto bene, con una tecnica che io ho fantastica. L'autore è un autore spagnolo, finora ha scritto due libri, questo è il primo, La cattedrale del mare, ed è quello che io consiglio più di tutti.